Namaste Yogi, sono Barbara Beltrami e vi do il benvenuto in questa lezione per principianti. Per principianti non significa che non lavoreremo, è una lezione sicuramente intensa dove metteremo alla prova la nostra resistenza, la nostra forza e anche un pochino il nostro fiato. Andremo a fare una serie di saluti al sole A e saluti al sole B che sono tra le sequenze più importanti e più praticate nel Vinyasa Yoga, che è quello che pratichiamo qui oggi, e quindi preparatevi perché sarà un bel lavoro intenso. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi sul mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, anche cliccando sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche e gli aggiornamenti sulle mie nuove lezioni. Andiamo a cominciare. Andiamo a cominciare in Sukhasana, la nostra posizione con le gambe incrociate, oppure semplicemente potete portare i talloni uno davanti all'altro. Cercate di lasciar cadere le ginocchia all'esterno portando entrambi gli ischi a terra. Da qui volete allungare la spina dorsale. Se vedete che la schiena tende ad arrotondarsi, possiamo mettere un leggero spessore sotto i nostri glutei, come una coperta oppure un mattoncino se ce l'avete. Cercate di tenere la spina dorsale eretta, spalle rilassate. Chiudete gli occhi. Le mani sono sulle vostre ginocchia. Portiamo l'attenzione al respiro. Spalle rilassate, spina dorsale lunga. Ombelico alla spina dorsale. Occhi chiusi. Osservate l'aria che entra dal naso. Va a riempire cassa toracica e ventre. E poi esce chiudendo la cassa toracica, svuotando il corpo. Rimanete col ritmo naturale del respiro. Mantenete le spalle morbide, collo morbido. Cercate di non trattenere tensione nel viso. Prendete questi primi istanti per portare l'attenzione all'interno di voi e osservate come si sente il corpo, come vi sentite nella mente. Semplicemente osservando quello che c'è. E cercando per la prossima mezz'oretta di praticare con l'attenzione al momento presente, osservando ogni minimo dettaglio nel movimento del corpo, portando tutta l'attenzione come se non esistesse altro al di fuori di questo momento. Gli occhi, inspirando portate le braccia al cielo, espirando riportatele a terra, mani sulle ginocchia, inspirando aiutandovi con le mani aprite bene il petto, inarcate la spina dorsale, guardate in alto, espirando fate il movimento contrario, arrotondate la spina dorsale, coccige all'ombelico, mento al petto. Inspirando aprite, lavorate bene su tutta la spina dorsale, aprite il petto, espirando arrotondate, vi chiudete, inspirando vi aprite,
Espirando andiamo a chiudere, facciamo due movimenti opposti della spina dorsale, con l'inspirazione andiamo in estensione e con l'espirazione andiamo in flessione, coccige l'ombelico, ancora una volta, inspirando aprite, espirando arrotondate, inspirando riportate la spina dorsale neutra, espirando rilassate le spalle, inspirando mani al cielo, espirando mano destra a terra, braccio sinistro sopra la testa, allungate bene il lato sinistro del busto cercando di tenere la spalla sinistra aperta, venite giù di lato senza portare la spalla in avanti, andate alla profondità che sentite, tenete entrambi gli ischi a terra. Inspirando tornate al centro, braccio destro in alto, espirando braccio sinistro a terra, allungate il braccio destro sopra la testa, entrambi gli ischi a terra, spalla destra indietro, allungate bene, sentite il lato destro del busto che si allunga. Inspirando portate il braccio sinistro in alto, tornate al centro, espirando fate una torsione dalla vita, quindi dall'ombelico, portando la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro, la spalla destra dietro di voi, allungate bene la spina dorsale, tenete il bacino rivolto in avanti, gli ischi esattamente dove sono e fate una bella torsione. Abbiamo fatto estensione e flessione della spina dorsale, adesso la portiamo in torsione, la muoviamo in tutte le direzioni. Inspirando, braccia al centro, espirando, mano destra, all'esterno del ginocchio sinistro, fate ruotare la vita, una bella torsione della spina dorsale, portate la spalla sinistra dietro di voi. Allungate bene la spina dorsale, guardate in direzione della spalla sinistra. Inspirando, tornate al centro. Espirando, mani al cuore. Sciogliete le gambe. Ci portiamo un istante seduti sugli ischi, coi talloni a terra. Ginocchia piegate, inspirando portate le mani dietro di voi e sollevate i talloni da terra cercando di tenere le ginocchia piegate, potete tenere le mani dietro di voi per supporto oppure se trovate la stabilità sugli ischi potete portare le mani davanti aprendo bene le scapole dietro di voi, attivando bene l'addome portate l'ombelico verso la spina dorsale. E facciamo un leggero lavoro di addominali. Restate qua ancora un paio di respiri, ricordate di mettere le mani sotto le spalle se avete bisogno di maggiore sostegno. Portate l'ombelico in dentro. Piano piano andiamo a portare le spalle a terra e le ginocchia al petto. Fate qualche respirazione qui. Poi portate le mani sotto le cosce e dondolate piano piano. Sciogliete bene la spina dorsale. Ci riportiamo seduti, talloni a terra, aiutandovi con le mani. Piano piano ci solleviamo. Piedi alla distanza delle anche, inspirando mani alle tibie, allungate bene la spina dorsale, aprite le scapole, espirando piegate le ginocchia, portate il petto alle cosce, lasciate cadere il collo, allungate la parte superiore del corpo, potete portare le mani dietro ai polpacci per tirare ancora un pochino di più il petto alle cosce, sentite la parte posteriore delle gambe che si allunga. Le ginocchia sono leggermente piegate, l'ombelico in dentro per allungare ancora di più il
busto, la parte superiore del corpo verso il basso, il collo rilassato, fate sì e no con la testa. Sentite tutta la parte posteriore delle gambe che si allunga. Inspirando, aprite le braccia, salite col busto, portate il petto in alto, braccia in alto, palmi che si toccano. Espirando, mani al cuore, rilassate le spalle, attivate bene i piedi, trovate la stabilità nelle gambe, attivate l'addome. Partiamo con i nostri saluti al sole. A. Inspirando, braccia al cielo, palmi che si toccano. Espirando, spingendo indietro col bacino, ci tuffiamo in avanti, piegando le ginocchia, portiamo il petto sopra le cosce, lasciamo andare la testa, Uttanasana. Inspirando, mani alle tibie, Ardha Uttanasana, allungate bene, fate un tavolino con la schiena, aprite le clavicole. Espirando, mani a terra, con il piede destro, poi il piede sinistro, andiamo a trovare la nostra tavola. Se c'è bisogno, portiamo le ginocchia a terra, tenendo il corpo in asse, addome bello attivo. Inspirate, respingendo con le mani il tappetino, aprendo le scapole. Espirando, pieghiamo i gomiti, veniamo giù a metà strada. Ci fermiamo con i gomiti chiusi. Inspirando, distendiamo le braccia, veniamo sul dorso dei piedi, aprendo il petto, sollevate le cosce da terra, guardate avanti. Espirando, bacino in alto, primo cane a faccia in giù. Se c'è bisogno, tenete le ginocchia leggermente piegate, spingete bene il bacino in alto, aprite le scapole dietro di voi, ombelico in dentro, distendete le gambe cercando di tirare i talloni a terra, solo se riuscite a mantenere il bacino in alto. Inspirando, guardate in avanti, venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia con un bel passo, veniamo in cima al tappetino. Inspirando, allungate bene la spina dorsale, aprite le clavicole, allungate la schiena. Espirando, piegate leggermente le ginocchia, trovate Uttanasana, petto alle cosce, rilassate il collo. Inspirando, aprite le braccia, portate il petto in alto, braccia in alto, guardate i palmi che si toccano. Espirando, mani al cuore, Samastiti, attivate l'addome, spalle rilassate, gambe attive. Inspirando, aprite bene, braccia al cielo, palmi che si toccano. Espirando, ci tuffiamo in avanti, portando il bacino indietro. Piegate le ginocchia, trovate Uttanasana, lasciate andare il collo, rilassate la parte superiore del corpo. Inspirando, mani alle tibie, allungate bene la spina dorsale, aprite le clavicole, guardate in avanti. Espirando, mani ai lati dei piedi, un lungo passo per venire nella nostra tavola. Spingete bene con le mani, inspirando, espirando, se c'è bisogno, ginocchia a terra. Piegate i gomiti, veniamo giù a metà strada, ci fermiamo qua. Inspirando, venite sul dorso dei piedi, aprite il petto, sollevate ginocchia e cosce da terra, allungate il collo. Espirando, venite sulle punte dei piedi, se c'è bisogno, ginocchia a terra, bacino verso l'alto, poi distendete le gambe. E trovate il vostro cane a faccia in giù. Ci sono tante versioni per cui possiamo fare delle transizioni da una posizione all'altra, trovate quella che è più adatta al vostro corpo oggi. Aprite bene le scapole dietro di voi, inspirando guardate avanti, venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia con un bel passo, raggiungiamo la cima del tappetino. Inspirando, mani alle tibie, allungate bene la spina dorsale, aprite le clavicole, rilassate le spalle. Espirando, piegate le ginocchia, petto alle cosce, lasciate andare il collo.
Restiamo qua un paio di respiri, allungate bene tutta la parte posteriore delle gambe, rilassate il collo, rilassate la parte superiore del corpo. Questa volta inspirando piegate le ginocchia e i piedi sono alla distanza delle anche, come se voleste andarvi a sedere su una sedia immaginaria. Portate il bacino indietro, il peso sui talloni. Inspirando, braccia al cielo. Allungate bene i lati del busto, portate bene il peso sui talloni, fate forza sui quadricipiti, addome all'indentro, ombelico all'indentro, inspirando distendete le gambe, allungate bene i lati del busto, espirando, mani al cuore. Inspirando di nuovo andiamo a sederci indietro, portiamo le braccia in alto, sedetevi bene, peso sui talloni, allungate i lati del busto inspirando, espirando, mani al cuore, distendete le gambe, ci pieghiamo in avanti trovando Uttanasana, inspirando, mani alle tibie, allungate bene la schiena, venite su a metà strada, schiena parallela al tappetino, espirando, mani a terra, trovate la vostra tavola. Inspirate qui, espirando ginocchia, petto, mento a terra, tenete i gomiti attaccati al busto, inspirando piedi del dorso dei piedi a terra, venite su solo col petto e con la fronte, spalle indietro, guardate in avanti, aprite bene il petto, espirando, fronte a terra, puntate le punte dei piedi, venite sulle ginocchia e poi spingete il bacino in alto, cana faccia in giù. Inspirando, sollevate la gamba destra in alto, cercate di non aprire l'anca destra all'esterno, ma di tenere il bacino rivolto verso il basso, non importa quanto si solleva la gamba destra. Inspirate qui, espirando, ginocchio al petto, guardate avanti, portate il piede destro vicino alla mano destra, se c'è bisogno aiutatevi con la mano destra a portarlo in avanti. Ginocchio destro a 90 gradi, girate di taglio il piede sinistro, portate il tallone sinistro a terra, i talloni sono alla distanza delle anche, inspirando sollevate il busto da terra, bacino neutro, anca sinistra in avanti, anca destra indietro, piegatevi bene sulla gamba davanti. Se vedete che fate fatica a neutralizzare il bacino, a girarlo in avanti, venite sulle punte del piede sinistro, anziché tenere il tallone sinistro a terra. Inspirando, braccia in alto, ombelico in dentro. Allungate bene i lati del busto. Espirando, venite sulle punte del piede sinistro. Mani a terra, piede destro indietro, trovando la vostra tavola. Inspirate qui, espirate ginocchio, petto, mento a terra, gomiti chiusi, inspirando venite sul dorso dei piedi, sollevate solo petto, fronte da terra, spalle verso il basso, espirando fronte a terra, venite sulle punte dei piedi, spingete nelle mani, salite sulle ginocchia e poi trovate il vostro cane a faccia in giù, talloni che tirano verso terra. Aprite bene le scapole, ombelico con la spina dorsale, spingete il bacino in alto. Inspirando sollevate la gamba sinistra, il bacino guarda in basso, quindi ruotate internamente la coscia sinistra. Non aprite l'anca all'esterno. Inspirate qui, espirando venite in avanti, spalle sopra i polsi, ginocchia al petto. Con un bello slancio, il piede sinistro più avanti possibile, vicino alla mano sinistra. La gamba davanti a 90 gradi, camminate un pochino in avanti se siete atterrati col piede un po' troppo indietro. I piedi alla distanza delle anche, girate il piede destro di taglio, portate il tallone a terra. Inspirando sollevate il busto, con le mani aiutatevi a girare il bacino in avanti, quindi anca destra in avanti, anca sinistra indietro, se c'è bisogno venite sulla punta del piede destro, se vedete che l'anca tende ad aprirsi all'indietro. Inspirando,
Braccia in alto, affondate bene nella gamba davanti, attivi nelle gambe, contraete bene i glutei, ombelico in dentro, stabili su entrambi i piedi, inspirate qui, espirando mani a terra, venite sulle punte del piede destro, piede sinistro indietro, tavola, inspirate, espirando ginocchio, petto, mento a terra, tenete i gomiti chiusi, inspirando venite sul dorso dei piedi, spalle indietro, sollevate petto, fronte da terra, aprite bene le spalle, aprite bene le clavicole, espirando fronte a terra, puntate le punte dei piedi, spingete nelle mani, venite sulle ginocchia e poi sollevate le ginocchia, portate il bacino in alto, troviamo il nostro cane a faccia in giù. Inspirando, portate le ginocchia a terra, sediamoci un secondo sui talloni, mani al cuore, osservate se questo ciclo di saluti al sole A e B ha alzato un pochino il battito cardiaco. Osservate che effetto ha avuto sul vostro corpo, forse sentite la muscolatura che ha lavorato. Rimanete con qualsiasi sensazione vi arriva. Inspirando, solleviamo, portiamo le anche sopra le ginocchia e andiamo a fare un leggero piegamento indietro, si chiama Ustrasana, posa del cammello. Andiamo piano piano per gradi, portando le mani sulla parte posteriore della schiena. Da qui volete chiudere bene i gomiti uno verso l'altro e così facendo portate le spalle in basso, chiudete le scapole, aprite bene il petto, guardate in avanti e poi spingete con le mani nella parte bassa della schiena per spingere un pochino il bacino in avanti, come se qui davanti aveste una bella parete alla quale volete aderire con le cosce e col bacino e cercate di chiudere i gomiti, aprire bene il petto. Aprite il cuore, chiudete le spalle, e piano piano sciogliete. Andiamo nuovamente a sederci sui talloni, portando le mani al cuore. E poi incrociate i talloni dietro di voi, andiamo a sederci sui nostri ischi, portate le piante dei piedi a contatto, assicuratevi di avere la spina dorsale eretta, quindi non incurvatevi, se c'è bisogno magari mettete un leggero supporto, magari una coperta piegata sotto i vostri glutei, prendetevi le caviglie. Inspirando, inarcate bene la spina dorsale, aprite le spalle, aprite le clavicole. Espirando, venite in avanti, piano piano, cercando di fare leva dalla parte bassa della schiena. Quindi portate, allungate bene la schiena in avanti. E piano piano venite in avanti, vedete a che profondità riuscite ad andare, vi potete fermare in qualsiasi momento vi sentite che state raggiungendo il vostro limite, che l'interno coscia tira a sufficienza e che la schiena si sta allungando a sufficienza. Se sentite che potete andare un pochino oltre, potete piano piano portare il petto in avanti e lasciar cadere la testa. Allungate bene dalla parte bassa della schiena, allungate la spina dorsale in avanti e quando avete allungato al massimo lasciate andare con l'espirazione la testa.
piano piano iniziate a risollevarvi, sciogliete la schiena, portate il tallone sinistro vicino all'inguine e portate il piede destro all'esterno della coscia sinistra. Cercate di tenere entrambi gli ischi a terra. Inspirando portate il braccio destro in alto e poi lo portate dietro di voi. Come abbiamo fatto all'inizio della lezione, vogliamo fare una torsione dalla vita. Potete trattenervi la gamba a destra col braccio sinistro. Se invece sentite che potete andare un pochino più a fondo, portate il gomito sinistro all'esterno della gamba a destra per favorire una torsione ancora più profonda. Gli ischi rimangono entrambi a terra. La torsione avviene dalla vita. Guardate in direzione della spalla destra. Inspirando, tornate al centro, allungate bene le braccia e poi sciogliete le gambe. Andiamo a farlo dall'altra parte. Chiudete, piegate il ginocchio destro, portate il tallone destro verso l'inguine, pianta del piede sinistro all'esterno della gamba destra. Entrambi gli ischi sono a terra, bacino rivolto verso in avanti, spina dorsale lunga. Inspirando portate il braccio sinistro in alto e poi lo portate dietro di voi. Mentre facciamo questa torsione giriamo la spalla sinistra dietro di noi, facciamo una torsione della spina dorsale che avviene nella zona dell'ombelico. Mantenendo entrambi gli ischi a terra, guardate dietro la spalla sinistra, potete abbracciarvi con la mano destra oppure portare il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro per andare ancora un pochino più a fondo. Inspirando allungate bene la spina dorsale, guardate in direzione della spalla sinistra. Assicuratevi che entrambi gli ischi siano a terra. Inspirando tornate al centro. Sciogliete le gambe, sciogliete un pochino le gambe e poi portate la schiena a terra, ginocchia al petto, stringete bene le ginocchia al petto, fate una bella inspirazione e poi andate a prendervi le piante dei piedi, portate le ginocchia alla distanza del busto e tirate bene le ginocchia verso il basso spingendo nelle piante dei piedi, appiattite un pochino la spina dorsale, portate il coccige verso terra, rilassate anche le spalle. E poi riportate le ginocchia al petto. Stringete forte, forte, fate una bella inspirazione, datevi un bel abbraccio. Inspirate pienamente dai polmoni, riempite completamente, aprite la bocca e lasciate andare. Distendetevi, aprite i piedi alla distanza del tappetino, lasciate cadere le punte dei piedi all'esterno, sdraiatevi a terra in questa posizione che si chiama Shavasana, che è sempre la posizione finale. Vogliamo lasciare andare tutto il lavoro, tutta la tensione. Abbandoniamo per un istante il corpo. E abbandoniamo qualsiasi controllo. Il corpo diventa morbido. Non c'è forza, non c'è tensione, non c'è sforzo. Solo abbandono
Al momento presente. Piano piano riportate l'attenzione nel corpo, fate un bel respiro profondo dal naso, aprite la bocca e lasciate andare. Iniziate a muovere le dita delle mani e dei piedi, fate qualsiasi movimento sentite intuitivo nel corpo. Distendete le braccia sopra di voi come fosse un bello stretching mattutino. Puntate le punte dei piedi, allungate bene i lati del busto e poi portate le ginocchia al petto e venite su un lato. Rilassate il viso sulle mani, ginocchia al petto. Piano piano riportatevi in Sukhasana come eravamo all'inizio della pratica. Schiena lunga, mani al petto, chiudete gli occhi. Osservate il vostro corpo nella stessa posizione in cui avete iniziato. Osservate se c'è più spazio. Osservate anche la mente, come vi sentite rispetto all'inizio della pratica. Non c'è risposta giusta o sbagliata, c'è semplicemente la vostra attenzione e la vostra consapevolezza verso voi stessi. Vi ringrazio per aver partecipato con me in questa pratica. Spero che vi sia piaciuta. Scrivetemi nei commenti come vi trovate praticando queste lezioni. Vi aspetto sul tappetino molto presto. Alla prossima. Namaste.